Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Strago, vedete già tutto qui scomposto e che dopo vi lascio la clip. Ho voluto fare la clip dall'alto mentre versavo i cereali. Oggi siamo qui per fare una 24 ore super particolare, super nuova per me perché non l'ho mai fatta. Una 24 ore solo cereali, ma che tipo di cereali? Solo cereali americani. Cioè, raga, io mamma mia, non vedo l'ora. AS Food, sapete che nel periodo della Befana aveva portato dei snack abbastanza non fit e quindi poi recentemente, un paio di settimane fa, sono stati inseriti i cereali americani. Ragazzi, io ho detto, all'inizio non sapevo, li prendono, li prendo, li prendono, li prendo. Ho detto, ma sì, Giulia, prendili e facci un video. Ho visto che ci sono ancora disponibili alcuni gusti, quindi ve li lascerò tutti giù nell'info box. Come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010, ma questa cosa già la sapete. Ed entra, raga, io non vedo l'ora, quindi io direi di iniziare. Vi faccio vedere prima la clip dei cereali e poi dopo ve li illustro. Ok, raga, l'avrete sicuramente già vista. Allora, io ovviamente ho aperto tutto e sto parlando. Io ovviamente mi farò sempre la traduzione perché sapete, no? Non vado tanto d'accordo con le lingue. Sono i cereali del capitano. E infatti, all'inizio non riuscivo a capire alla fine, fondamentalmente, che c'è Starin. E quindi ho fatto una piccola ricerca su Google, il mio migliore amico. Aspettate e vi dico tutto. Allora, con questi cereali del Capitano Crunchy sono gli alleati perfetti per le tue colazioni e merende. Scoprirete cos'è davvero la colazione americana, il gusto unico croccante del mais, quindi dovremmo sentire il mais dolce, e avena si unisce al burro di arachidi per darvi energia per tutta la giornata. A me oggi me ne serve abbastanza, quindi andiamo, voglio prima assaggiarlo e poi ci mettiamo il latte, sono piccolissimi. L'avena, però io sento, non so, qualcosa di caramello invece che burro d'arachidi. Vabbè, si sente il miele, sembrano i Milk Pops nostri, ecco, ovviamente latte caldo. Ah, ci tengo a dire a fare una precisione. Ovviamente, raga, voi questi video ve li dovete godere perché questi video sono a scopo intrattenitivo. Poi le mie preparazioni ci sono sul canale, il mio pre, il mio post, cioè sul canale. Quindi, raga, rilassatevi perché altrimenti perché voi avete aperto questo video? Beh, ci sta qualcuno per criticare, cose che devi andare a fare, ci sta. Però ragazzi, rilassatevi veramente, godetevi questi video, eccetera. Volevo dire un'altra cosa, io farò all'incirca 100 grammi, infatti dopo voglio pesare la busta giusto per capire se ad occhio mi sono riuscita a regolare, però all'incirca voglio fare un 100 grammi per i vari pasti. Quindi ragazzi, latte caldo, ci tengo a dire una cosa, ecco. Io sono team prima latte e poi cereali, no come ho fatto oggi, però vi dovevo far vedere i cereali. Quindi per voi sapete che faccio di tutto. Cioè, ma sta cosa che se quando mettete il latte sento quella cosa. Ma sono un casino dolci. Però sono buonissimi. Ragazzi, somigliano un po' ai nostri Milk Pop, sai, ci somigliano. Era da tanto tempo, raga, che volevo fare una tipologia del genere. Sono veramente buoni questi, veramente buoni. Raga, mi è venuto in mente un ricordo. Io non lo so, quando tocco questi cibi, pure l'altra volta mi è nata sta cosa. Io ricordo, tipo l'altra volta con i gnocchi, io quando mangio i cereali, è che questa sono ovviamente ricordi bellissimi, forse possono sembrare anche inutili, però raga,
Vi posso dire che ogni qualvolta tocco un pacco di cereali, mangio i cereali, cioè raga, mi viene un brivido, cioè mi viene la pelle d'oca, perché mi viene in mente il ricordo dei periodi di massa quando ero sottopeso e dovevo prendere peso. Cioè raga, io ricordo che era in estate, tipo maggio, e quindi 2 anni fa, sì, quasi 2 anni fa, iniziava comunque già a fare caldo, no? Come mo pare gennaio, che siamo ad aprile. Comunque, raga, io ricordo che ritornavo, facevo il mio pranzo fuori, poi ritornavo a casa dal post-workout, e quindi a volte era la merenda, a volte era il pranzo, dipende dalle giornate, e mi ricordo che mi piaceva fare una base di yogurt tipo con le fragole, però avevo delle proteine isolate, gusto fragola, e poi, raga, riempivo di cereali, mamma mia, era il cioccolato, mamma mia, raga, veramente. Poi ci aggiungevo anche a volte una banana, cioè veramente io adoro. Cioè mi viene proprio dei bei ricordi, perché pure grazie ai cereali sono uscita, cioè sembra strano, però è vero, perché io avevo paurissima dei cereali, anche dei cornflakes. E quindi raga, tornare da un post-workout intenso, perché prima vabbè le palestre aperte, e mangiarsi una bella ciotolona di cereali, latte, yogurt, protein, cioè raga, per me era una soddisfazione immensa. E poi mamma mia, dopo raga, una carica, cioè praticamente adoro. Forse raga, cercare di trasmettere in una challenge del genere anche questo messaggio. Secondo me è una cosa bellissima, ma c'è chi può vedere questo messaggio sbagliato e c'è chi può vedere questo messaggio giusto che non se ne fotte proprio. Però raga, vi posso assicurare che non è un messaggio sbagliato, almeno per me, perché a me sinceramente in prima persona ha aiutato tantissimo. Quindi vedere quei piccoli cibi che prima mi facevano così tanta paura e che io ho abolito completamente, completamente, cioè mi faceva paura di tutto. Arrivare ad oggi, a distanza di 2 anni e mezzo, di mangiarli con una serenità, ma ricordare quel momento, cioè per me è bellissima sta cosa. Ok, raga, mangiamo altrimenti qua, ce ne andiamo domani. Comunque mia sorella le aveva e io non gliele farei mangiare, io la odierei se io fossi in voi, perché lei ha fatto che ci ha messo, no, oggi, ma voi chi se mangi sti cereali? E poi se non sopporta. Ma lo giuro, perché ci saranno pure alcuni due a cannella, però ho letto un po' di recensioni che non è che si senta così tanto. E quindi lei mi si è fatto no, non lo fare, no, non lo fare. Poi ho detto io Antonella, ne ha. Vabbè, sì, ah, fallo. Quindi raga, che devo fare? Le devo fare mangiare? Domanda. Perché no, raga, mia Antonella sarebbe la ragazza che fa i video con me. Capitano, complimenti! Ah, ma qua dietro c'è un gioco! Mo che prenderò lezioni in inglese. Ok. Comunque, raga, questi cereali sono super promossi, super dolci. Quindi, raga, se avete l'abitudine di dolcificare il latte, perché so che molti hanno questa abitudine, raga, mi raccomando, puntato zucchero, eh. Bene, raga, questo video mi sta piacendo tantissimo. Quindi, io ovviamente la mia recensione finale ve la dirò alla fine del video. Ok, io insieme al mio capitano vado di là, inizio la mia giornata lavorativa e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Cioè, raga, per forza, perché non lo posso fare, perché ho cereali contanti. Eccoci qua, raga, ancora il pranzo. Oggi andiamo a provare a pranzo i risi Spoff. Mamma mia, raga, il profumo, cioè sente proprio di salato, burro d'arachidi, cioccolato. Vi ho fatto vedere anche la clip, quindi non ci resta che aggiungerci il latte. Assaggiamo. Sono buonissimi, qualcosa di salato.
Questi con latte freddo, mamma mia. Per la merenda un po' paura, però. Raga, questi almeno una volta nella vita bisogna provarli. Altri due me li mangio, altri del pranzo. Un altro po' sono finiti. Ovviamente, ragazzi, il burro d'arachidi salato prevale tantissimo. Cioè, si sente solo quello praticamente. Fenomenali. E quindi io adesso porto tutto di là e noi ci vediamo direttamente oggi con la merenda, raga. Ho paurissima per quanto riguarda la merenda di oggi, ma a dopo. Eccoci qua con la merenda, vi ho fatto vedere già l'orario e tutto. Mamma mia, ragazzi, qua oggi è 14 aprile, fa ancora un freddo, cioè allucinante, poi se non viene giugno. Comunque, avete visto? Allora, questi sono i Cinnamon Toast Crunch. Raga, sapete che io non amo la cannella, però raga, vanno provati. Ovviamente ci metto il latte. L'odore alla fine si sente di cannella. A vedere un po' il sapore. Ma che ho fatto? Ah, sapete che a me non piace la cannella, ma questi sono particolarissimi. Di mangiare il cinnamon roll, cioè raga, sono buoni perché poi sono sottili. Sono croccanti, però poi sono morbidi, cioè raga, è un misto veramente. Sono buoni col latte freddo, mamma mia. Pensavo peggio. Ovviamente raga, aspettate il finale, quindi domani mattina. Per la mia classifica per quanto riguarda i cereali, io già mi sto facendo un po' un'idea. Devo dire che la cannella si sente, però con il latte freddo devo dire che non disgustano come cereali. Di sicuro non sono i miei preferiti, cioè rispetto agli altri due che abbiamo provato, sinceramente per me sono molto più buoni, però perché io non sono un amante della cannella, però se a voi piace la cannella questi sono spettacolari. Però raga, quanto possono essere belle le confezioni, cioè sono veramente belle. Non so raga se questa tipologia, perché sicuramente ci saranno tantissimi cereali da provare, a me tipo da provare da provare, a me tipo ispirano tantissimo quelli là della che all'interno c'hanno proprio anche delle cose gommose, ma non mi ricordo, comunque sono tutte colorate, quindi non so raga, fatemi sapere.
Ok, raga, noi ci vediamo dopo, raga. Dopo mi faccio secondo me 3-4 ciotole. Ma... Ok, raga, i cereali di stasera sono una bomba. E infatti penso che riscalderò anche un po' il latte perché sarà una bomba. Però ho una grande aspettativa anche per la colazione di domani mattina. Quindi, raga, noi ci vediamo dopo con la cena. Eccoci qua, raga, con la cena, con il penultimo pasto di questa meravigliosa challenge. Cioè, raga, ma quanto so bene, ovviamente sempre latte. Questa volta l'ho fatto un po' tiepido, comunque c'è un capello che mi dà fastidio. Ok, tolto. L'ho fatto un po' tiepido. Allora, praticamente della post, della, non so come si chiama, honey made. Quindi io penso che all'interno ci sia anche un po' di miele o il marchio solo, così per fare. Comunque, s'mores. Che sarebbero i cracker salati, infatti, io suppongo che questi siano salati un po' con marshmallow e cioccolato. Io direi prima di assaggiare. Ma allora, raga, che buoni! Queste palline marroni sembrano invece i nostri quelli della Nestlé con quel coniglietto, come si chiamano? Marshmallow? È proprio un marshmallow. Ok, latte. Mamma mia, raga, questi secondo me sono buonissimi. Ah, no, raga, ma non è proprio un marshmallow alla fine. Vedi se si scioglie. Sì. Allora, raga, che buoni questi. A questo contrasto di dolce e salato, buonissimi, raga. Però questi mi piacciono di più mangiati così, a crudo. Questi li dovete prendere. Poi domani vi faccio la classifica. Sì, raga, alla fine il marshmallow perché si scioglie. Al bis lo faccio. Lo faccio pure volentieri. Ma poi ragazzi, questi salatini. Cioè, sono proprio buoni, raga. Hanno un sapore subito particolare, comunque il miele si sente un po' di miele. I salatini più che altro, un po' di miele, un po' di salato, cioè raga. Mamma mia. La fine del mondo. Adoro, anche la cena è andata. Noi ci vediamo domani mattina con l'ultimo pasto di questa challenge. Quindi a domani. Eccoci qua.
con l'ultima parte di questo video, vi ho fatto vedere già tutto. Allora, come ultimi cereali, Cinnamon Toast Crunch, Churros. Allora, raga, mi ispirano un sacco, alla fine è il stesso marchio di quello di Toast, cioè lo stesso, sempre gusto cannella, quindi assaggiamo prima a crudo. Sono molto più sfiziosi rispetto ai toast. Proprio la consistenza si sente di cannella, ma non tanto. Sono molto piacevoli. Ok, latte tiepido. Comunque sono anche ricoperti con la polvere di cannella, perché quando le mettete nel latte esce tutta la polverina. Anche se questi nel latte sprigionano ancora di più il sapore di cannella, invece mangiati così no. Sono molto più delicati mangiati a crudo. Nel latte accentua ancora di più il sapore. Scusatemi per le condizioni che era. Cioè, considerate una persona che va a dormire con una ciotola e mezza di cereali, cioè. Ha mangiato per tutta la giornata solo cereali. Stamattina sono riuscita a dormire benissimo, però mi sono svegliata con un buco nello stomaco. Io appena finisco qui devo andare anche ad editare le ultime due clip, perché poi ieri mi sono portata avanti anche con l'editing, così che verso mezzogiorno all'una esce anche questo video. Comunque io ho assaggiato i churros, però ovviamente senza cannella, senza niente. Mamma mia, raga, sono una cosa spettacolare. Chissà se sono semplici da fare in casa, l'avete mai fatti? Ovviamente con biscotto, c'è cioè, proprio quello lì morbido. Ok, porto tutto di là, porto tutti i cereali di qua e vi faccio un po' la classifica e il resoconto finale. Partiamo dal presupposto che sono tutti meravigliosi, però ovviamente io devo fare una classifica. Allora, io vi inizio a dire i miei preferiti. I miei due preferiti che secondo me vale la pena al 110% da mettere nel carrello sono ovviamente questi due. Sto parlando Reese's Puff perché sinceramente sono molto molto particolari e al mio avviso sono buonissimi, quindi questi qua nel carrello. Ma un altro pacco che secondo me ne vale veramente la pena sono questi qui della Honeymade S'mores. Raga, questi sono veramente meravigliosi, avete visto già la mia reazione, quindi io questi ve li consiglio, quindi secondo me questi due devono andare assolutamente nel vostro carrello. Poi, perché ovviamente è un amante e vuole provarli, voglio fare una cernita per quanto riguarda cannella. Allora, sono buoni, sono nello stesso marchio, quindi la stessa ditta. Però vi posso dire che ognuno di loro è buono diversamente, nel senso che questi qua che abbiamo provato stamattina, che sono i churros, io li preferisco mangiati così, quindi a crudo senza latte, perché nel latte sinceramente a mio avviso si sente tantissimo, tantissimo la cannella. Però se voi siete un amante della cannella, che quindi vi piace assai, 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 vi piace proprio il retrogusto e tutto, allora dico prendete churros perché sono buoni sia mangiati così e anche nel latte perché sono troppo cannellosi. Invece,
Per quanto riguarda me, per il mio gusto personale, preferisco la croccantezza e quindi il gusto nel mangiarle così, senza latte, e nel latte non mi piacciono. Invece, sono buoni ma non mi fanno impazzire. Invece, il Cinnamon Toast Crunchy, questi qua è tutto l'inverso. Mi piacciono tantissimo. Nel latte, perché a mio avviso sono meno cannellosi, ecco, io dico così. Però mangiati così buoni, ma niente di che, invece questi sono molto particolari. Quindi, ragazzi, avete avuto la mia recensione, fate voi. Che secondo me è buono, però a mio avviso sono molto particolari, ma nulla di speciale rispetto comunque a tutti gli altri, tipo rispetto ai Reese's, rispetto ai S'mores, si dice così? Sì. Buoni ma niente di che, ecco, quindi l'unico che abolirei completamente, ma non perché non sia buono, perché assolutamente è buonissimo, però non è niente di particolare rispetto a tutti gli altri, è questo qui. Un po' troppo dolce, però sono tutti alla fine dolci, però buono, ma sinceramente io da acquirente, da una persona che fa spesso recensioni, ecco, questi due sono la vita mia. Niente, ragazzi, io spero di esservi stata d'aiuto e niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Corro ad editarlo.